Quattro immagini suggestive che arrivano da lontano e che vogliono raccontare con curiosità e rispetto le varie attività delle condizioni umane. È con questi scatti che Umberto D'Eramo, fotoamatore di Sulmona, si è aggiudicato la 26esima edizione del concorso fotografico nazionale Trofeo Chimera. Le premiazioni si sono svolte sabato mattina presso la sede del Fotoclub La Chimera sotto le logge Vasari in Piazza Grande. Al concorso hanno preso parte fotoamatori provenienti da tutta Italia. Adesso ci sono diversi fotoclub, diversi fotoamatori, tanta gente che ama Arezzo e noi gli chiediamo soltanto di fotografare cose strane, cose che non magari i vicolini, ambienti che chi viene da fuori non fotografa. E invece su 150 partecipanti solo 9 sono di Arezzo. Il premio Comanducci, che è arrivato alla terza edizione, è andato ad un aretino e probabilmente racconta anche tutte le passioni che erano di Piero Comanducci. La giuria ha ritenuto di dare il premio Comanducci appunto a questo autore, che è Roberto Acciari, che ha imparato a fotografare al Fotoclub La Chimera, e perché proprio rappresentano il suo spirito, insomma, no? L'amore per la città, l'amore per le moto, l'amore per la cultura. E lui era anche, Piero era particolarmente affezionato anche ai Castica, per cui una foto, una citazione di Castica era quasi d'obbligo. Posso solo che ringraziare il Fotoclub, perché ormai sono anni che ci regala tutta una serie di immagini che poi sono la storia della nostra città, anzi mi impegnerò a valorizzarli sempre più, ne parlavamo anche con loro, magari di riuscire a sfruttare queste belle foto della città anche magari online, che oggi si utilizzano poco, oppure nei siti istituzionali del comune. Quindi noi la ringraziamo anche a livello di famiglia, perché sono passati già diversi anni e è bene comunque tenere un po' il ricordo del babbo, anche perché si fa veloce a dimenticare, quindi questi premi sono per noi importanti. Il primo classificato nella categoria Arezzo in foto è stato invece Carlo Alberto Santini con l'opera Chiacchiere Domenicali in piazza Guido Monaco. Fino al 19 novembre tutte le fotografie che hanno partecipato alla competizione saranno esposte presso la sede del Fotoclub. È importante, perché avevamo capito che probabilmente i ricordi della città, quindi le foto della città, non si sa se rimarranno, perché onestamente credo che sarà difficile andare a ricercarli nei telefonini oppure nei supporti ormai che rappresentano ora la fotografia. Ecco, Ancos ha dato una mano grande al Fotoclub dal punto di vista della sede, insomma del mantenimento di questo oro. Ancos, che è l'associazione di promozione sociale di Confartigianato, fra i suoi compiti è anche quello di conservare la memoria, quindi chi meglio del Fotoclub, con le sue foto, con le sue immagini che sono meravigliose e stupende e sono anche nel sito di Confartigianato. E quindi noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere, prendendo sotto la nostra protezione il Fotoclub La Chimera.